Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi video haul. Ho fatto due ordini online e volevo mostrarvi che cosa ho acquistato. Allora, ho fatto il primo ordine sul sito Effetto Bio, dove ho acquistato tre cosine. Ho acquistato idrolato alla salvia, questo qua di Biofficina Toscana, che ho pagato all'incirca 6,50 euro. È da 100 ml, ha una scadenza di 6 mesi. Ho preso questo qua perché, appunto, avendo io una pelle misto grassa, lo volevo utilizzare a mo' di tonico, quindi messo su un dischetto di cotone e tamponato poi per tutto il viso. E quindi lo proverò e vi farò sicuramente sapere. Volevo ricomprare il contorno occhi sempre di Biofficina Toscana, quello là a livello spinoso, ma non era disponibile e quindi ho preso un altro, appunto, ne ho preso un altro e ho preso questo qua della Sobio, che è appunto il contorno occhi all'aloe vera. Questo qua è fatto in questo modo, c'ha le rogature a pompetta ed ha una consistenza gelosa. Questo qua è 15 ml ed ha una scadenza sempre di 6 mesi. Proverò anche questo qua e appunto vi farò sapere. L'ultima cosa che ho comprato era una crema viso, mi serviva una crema viso e ho deciso di prendere questa qua della Saponaria all'aloe vera e argan. Questa qua, ho letto alcune recensioni positive sul sito, appunto, e ho deciso di provarla. Questa qua è un 50 ml da sempre 6 mesi di scadenza. Anche questo lo proverò e vi farò sapere. Poi la ragazza gentilissima mi ha mandato 5 campioncini. Mi ha mandato la campioncino di Bella Sveglia, questo qua il contorno occhi di Neve Cosmetics. Poi mi ha mandato della BioHearth SPF 50, questo qua dovrebbe essere una crema colorata abbronzante, se non vado errato, mi sono informata sul sito. Poi mi ha dato un campioncino puro bio, il numero 05, e penso che questo qua debba essere o un correttore o un fondotinta. E poi mi ha dato questo primer della Zui nel color mauve, questo qua. E infine mi ha mandato un campioncino di ombretto di Neve Cosmetics, che è il Camaleonte, questo qua che dovrebbe essere il dupe del Club di MAC. Felicissima, ringrazio tantissimo la ragazza del sito Effetto Bio perché è veramente disponibilissima, veramente. Complimenti, complimenti veramente. Ho fatto l'altro ordine, l'ho fatto da Sephora, è appena arrivato, ce l'ho ancora tutto impacchettato e questa qua è la scatola. Ho comprato questo qua che è il Beach Bunny, che è un bronzer modulabile, sta scritto adatto a tutti i tipi di pelle. Packaging favoloso, come ormai conoscerete tutte di Too Faced, e il bronzer in questione è questo qua con quattro colori che si possono miscelare, prendere singolarmente e sicuramente utilizzare anche come ombretto. E questo qua, scontato del 50%, veniva 12,90 euro. Quindi capite bene che, non avendo mai provato prodotti Too Faced, mi ci sono fiondata assolutamente. E 12 euro costava anche questo qui, che è il Pink Leopard, che è sempre adatto per tutti i tipi di pelle. Sta scritto Blushing Bronzer, Bronzer et Luminaire. Sì, la mia pronuncia è giusta. Stesso packaging, appunto, sempre lo stesso, e il bronzer all'interno è qualcosa di eccezionale, veramente. Si può sia prelevare la parte rosa che miscelarla tutta insieme, poi vedrò un po' come utilizzarlo. E appunto, come vi dicevo, sempre 12,90 euro. Poi ho voluto prendere questa terra qui,
che è la Endless Summer 16 Hours, che è appunto un bronzer a lunga tenuta, sempre per tutti i tipi di pelle. E questo qua l'ho pagato 15 euro. Beh, packaging non ve lo faccio più vedere, che è sempre lo stesso, e la terra in questione è questa qui. Però devo vedere se può andare bene per questo periodo oppure quando non sarò più abbronzata, oppure se va benissimo anche per un leggero contouring. Questa qua vi ho detto 15 euro, sì, ve l'ho detto. E alla fine ho preso il Cocoa Powder Foundation nella colorazione tan, perché era soltanto questa colorazione che stava in offerta a 15 euro. Packaging cambia, è questo qua bellissimo nero stupendo, e il colore in questione è questo qui. Forse non rende, sembra più chiaro dalla realtà. E poi al di sotto c'ha la sua spugnettina che può essere adatta anche a qualche ritocco. Questo qua è sempre 15 euro. E poi per 10 euro mi sono voluta prendere un rossetto. Ho preso il colore marshmallow. Packaging bellissimo, elegantissimo, bello, bello, bello. E il colore in questione è questo qui. Ed è appunto questo qui, sì, è un rossetto cremoso, e pagandolo 10 euro l'ho aggiunto al carrello, diciamo così. E poi, come nel sacchetto, diciamo così, io mi sono scelta un campioncino di Givenchy, Dahlia Divine, questo qua, questo profumo. Poi mi sono scelta questa crema, diciamo che è una crema colorata con SPF 30 di questa marca, Algenist, boh, non lo so come si pronuncia, ed è un ml questa qui. E poi mi sono scelta shampoo e balsamo di Bumble and Bumble. Da 7 ml ognuno, e quindi questi qua li proverò, che possono essere sempre utili, e vi farò sapere. E all'interno del pacco mi hanno dato uno buono sconto del 15% dal 1° al 14 agosto, valido sia sul sito che nel negozio fisico, appunto. E niente, questi qua erano i miei ultimi acquisti, e fatemi sapere voi che cosa avete comprato con i saldi, magari se avete qualche prodotto in comune o avete qualche suggerimento su come utilizzare questi bronzer che ho acquistato. Se il video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su o un commentino qua sotto. Se vi va, iscrivetevi al canale, e noi, se volete, ci vediamo nel prossimo video.